Dunque, io non sono il governo, quindi non sono io che metto la fiducia, però diciamo il governo ha annunciato che metterà la fiducia. Io credo che in queste ore, in queste prossime ore, ci saranno tutte le possibilità per fare quegli ultimi aggiustamenti e arrivare a un voto di fiducia che possa essere dato da tutti i gruppi che compongono la maggioranza. Per noi è molto importante che la riforma Cartabia della giustizia arrivi ad approvazione alla Camera prima della pausa estiva. È un messaggio fondamentale che dobbiamo dare a chi ci ha dato tutti questi soldi, i soldi del PNRR. Ce li ha dati l'Europa, ce li ha dati tutti gli altri paesi europei insieme a noi, e le condizioni sono che si facciano alcune riforme. Quella della giustizia è una di quelle, e noi dobbiamo essere seri, perché la quantità di soldi che riceviamo è tantissima, serve per risolvere tanti dei problemi del nostro paese. Fare le riforme come quella della giustizia è una di queste condizioni. Le altre sono quella del fisco, le semplificazioni. Per noi questo è fondamentale, quindi ripeto, alcuni aggiustamenti in questi giorni stanno discutendo in Parlamento, credo che troveranno le soluzioni, e poi il voto di fiducia col quale prima della pausa estiva consegnare l'approvazione in uno dei due rami del Parlamento della riforma Cartabia. Anche se c'è il ministro Dadone che comunque ipotizza eventuale dimissione del Ministero dei 5 S, se non si dovesse trovare. Io sono fiducioso del fatto che in questi giorni si troveranno le buone soluzioni.